Siamo al Green Cross con Mimmo. Che serata è questa, Mimmo? Spiegaci un po'. Allora, è una serata, diciamo che l'organizzazione parte dal King Cross, quindi è un pub prettamente cristiano e spesso e volentieri noi organizziamo delle feste motociclistiche come organizzatori Jesus is my Lord, che siamo un bel luogo, il logo. Brava, okay. Sì, è un movimento di motociclisti cristiani e approfittiamo di queste occasioni per poter testimoniare di Gesù è un'iniziativa per promuovere più il credo. Brava, brava, è proprio cercare di portare la parola di Gesù a tutti i biker e a persone che anche non credono, ovviamente. È qualcosa di innovativo per i ragazzi di oggi che stanno sempre pensando che andare in chiesa è una cosa, invece guarda, è una serata fantastica che organizzate solo a Salerno o l'organizzate? Diciamo che per questa volta noi è Salerno, diciamo, il nostro punto di partenza, però noi giriamo un po' tutta l'Italia, andiamo in giro per motoraduni, run, feste. Questa è una delle tante che facciamo durante l'anno e ripeto, capita spesso di distribuire la parola di Dio innanzitutto, perché come hai detto tu prima, molte volte ecco, anche andare in chiesa per molti biker diventa difficile. Allora, se è così, siamo noi che andiamo da loro. Bellissimo, portando la parola. Infatti, complimenti, è una bellissima iniziativa. Può capitare, non so, zona Napoli, andiamo a Roma, scendiamo giù, perché abbiamo anche altre zone, i nostri fratelli sono disposti anche in altre regioni. Si potrebbero unire con voi? Tutti certamente, certamente, sì. Avete un'info? Come sappiamo? Allora, dove noi su Facebook quando? Siamo Jesus is my Lord, okay. E poi abbiamo anche Instagram, la nostra pagina. Però ti ripeto, siamo dislocati in più regioni del sud, quindi Sicilia, Calabria, Campania e ripeto, è l'occasione questa perché, di stare insieme a tutti cercando di portare la parola di Dio. Mimmo, se io volessi, avendo la moto, trovare dove farete il prossimo raduno, cioè come faccio? Sempre sul sito? Sì, su Jesus, Jesus is my Lord, la nostra pagina, e lì troveranno mano a mano le indicazioni, brava. Okay. Perfetto. Inviamoci un po' di immagine, io resto con Mimmo. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. E così siamo qua con Giulio al King Cross, sarà la voce di questa serata. E che generi suoni? Allora, noi facciamo glam anni 80, è una cover band, quindi facciamo tutti i grandi successi rock degli anni 80, i Bon Jovi, Europe, Aerosmith, AC/DC e Queen. Suonate spesso in questo locale o solo in questa occasione che c'è? No, suoniamo spesso in questo locale e suoniamo soprattutto per eventi molto belli come questi, molto con i motociclisti. Vabbè, è una bella esperienza, ragazzi. Qua stasera sarà proprio come Wembley. Poi c'è il pienone, quindi c'è il pienone, ci saranno motociclisti, ci sarà una bella atmosfera. Noi vi aspettiamo, siamo molto felici di essere quindi qua. Tra pochissimo vedremo come suona il nostro super cantante. Grazie mille, grazie mille. A dopo. Of this again, so school and a band where we tried and done. Jimmy Creel, Judy Goodamero, you would know we never get viral. Oh, we had a look by now. The song must have last forever. Oh, we had a hammer choice. Yeah, when I wanna be here, those who wanna be. You see if you're playing, well, we got a job to do. Sometimes I wanna play on a garden, but then a favor through. Sent you in mama's bowl. You told me that I'd wait forever. Told me that I had my hair. I knew what did I know or never. Those are one of the best days on my. Grandissima serata questa sera al King's Cross, abbiamo già parlato anche con Mimmo, col suo movimento cristiano, e questa è una cosa che ti dico personalmente, ti fa onore, perché in una situazione quotidiana che sempre si pensa poco ai valori, poco a delle situazioni come quella del movimento cristiano, tu che ti dedichi anche a questo, penso che è una cosa bella anche da vedere. Sì, innanzitutto voglio ringraziare te e la televisione che siete venuti qua stasera al King's Cross. E ospitiamo tutti i tipi di bikers in generale, non abbiamo preferenza Harley oppure Ducati oppure Kawasaki, tutti i tipi di bikers sono invitati al King's Cross. Se era Dolly ero io, così è indifferente. Sì, adesso quel sì, tipo sì, di. Sì. Chiamo pure a Dolly, vieni qua. Dolly, Dolly vieni. Vieni. No, ho detto se preferiva te chiaramente, ho detto no, indifferente, va bene, va bene. Hai visto, sei simpatico perché sei biondo. Allora, i prossimi appuntamenti del King's Cross o sono anche quotidiani chiaramente? Sì, ogni venerdì abbiamo musica dal vivo e ci alterniamo o una tantum ogni mese, ogni due mesi facciamo questo evento bikers e vengono tutta la Campania le moto. Diciamo che questa sera è una serata particolare per, non solo per il King's Cross, ma per la famiglia Russo, perché noi questa sera vi faremo vedere un po' quello che è l'organizzazione loro. Infatti non saremo solo al King's, ma saremo anche all'ultima nata, che è al Vic di Canabraceria. Facciamo 15 tipi di tagli, di cui i più importanti: manzetta prussiana, rubia gallega, asado argentino con la salsa chimichurri, picagna con riso basmati e farofa, una specialità brasiliana. Lei forse la picagna la conosce? Cuba, però la conosco.
E abbiamo Rubia Gallega, come dicevo, spagnola, e Chianina italiana, e poi abbiamo il Banco Salumi e Formaggi, che è di tradizione, di famiglia. Mio nonno, che è in vita, c'ha 96 anni, grazie a Dio, è il fondatore del mercato di formaggi e salumi di Battipaglia. E portiamo avanti questa tradizione da anni e abbiamo deciso in questo Victory, che è una braceria, inserire un angolo con i migliori formaggi e salumi d'Italia e internazionale, anche esteri, due per ogni nazione fuori Italia. Questa è l'ultima nata, chiaramente sì. Faremo anche un viaggio in Messico, vi faremo vedere il ristorante messicano dove parleremo anche di birre e che tipo di birre che il nostro Marco ci illustrerà, e poi Dulcis in Fundo, ma non per importanza, saremo anche al... a Santa Lucia per quanto riguarda la pizzeria, per quanto riguarda tutto quello che... Ma Santa Lucia è pizzeria del centro storico, pizzeria gourmet, che nasce da un'idea di mio fratello qualche anno fa. E abbiamo Umberto solo... Lavora anche Umberto. Sì, Umberto è molto più bravo di me. Questo dopo te farò rispondere. Sì, sì. Quindi sarà un bel viaggio questa sera in questa puntata con tutto quello che la racchiude l'idea della famiglia Russo. Noi proseguiamo con gli altri. Va bene, Dio vi benedica, buona serata. Ciao.